Più che altro non suono da agosto, non faccio un concerto da agosto, quindi ho abbastanza voglia di suonare, cosa che in realtà mi era quasi passata alla fine dello scorso tour perché ero esausto, non ce la facevo più. E invece essere lontano dai palchi, insomma, mi ha riportato quella voglia. Sì, diciamo che l'anno scorso, beh, insomma, a parte il Rock in Roma, cominciava ad essere un po' la chiusura di un ciclo, no? Insomma, avevamo fatto un tour con tante date per poi arrivare ai palazzetti, adesso partiamo dai palazzetti e chissà dove arriveremo, no? Quindi no, diciamo, partiamo in qualche modo da dove abbiamo lasciato. L'idea di aprire l'account Instagram è sempre bella, è un'idea di Biagetti, Tommaso Biagetti, che è uno di... insomma, del nucleo Coez, quelli che lavorano sempre con me, è il mio, non so, direttore creativo, direttore artistico, non so, vabbè, comunque è un po' la mente che sta dietro un sacco di cose. E niente, ho avuto quest'idea e abbiamo cominciato a raccogliere un sacco di materiale durante tutto il disco, perché quest'idea comunque ce l'ha avuta un sacco di tempo fa. E niente, sarà divertente finalmente far vedere quei contenuti che magari sono un po' crudi per una pagina ufficiale, o magari adottare un po' la spontaneità che si usava all'inizio su Instagram. Adesso ci sono queste pagine, inclusa la mia anche un po' meno, perché poi mi prendo spesso parecchio in giro e faccio pubblico anche foto mie dove non è che sono granché bene. Solo per il gusto, magari, insomma, della foto in sé, non tanto per la bellezza dei soggetti all'interno. E un po' si è persa questa cosa, diciamo, questi profili adesso sembrano quasi delle fanzine, quasi dei magazine. E invece la cosa di questo profilo è che, beh, cioè viene trattato senza cura, no? Cioè come un vero profilo Instagram, come... appena ce lo siamo aperto tutti e c'avevamo 3.000 follower e pubblicavamo qualsiasi cosa, dal cibo agli screenshot, cioè di tutto. E per me, che comunque sto usando Instagram in tutt'altro modo da tanto tempo, in realtà è una figata tornare un po' a quella cosa. Io penso che penso più un DVD, c'ho già la copertina. E c'ho, chiaramente, in realtà con Contessa io ho registrato tutto il disco, cioè avrò 60 ore di girato mentre scriviamo tutte le canzoni. Quella è una cosa, cioè metti che uno di questi pezzi diventerà una hit, noi abbiamo proprio il momento in cui questa canzone nasceva, quindi su questo, diciamo, è una cosa che ci faccio parecchio caso. C'ho sempre in qualche modo una telecamera, una GoPro, un telefono che documenta qualcosa, perché potrebbe anche essere di no, ma potrebbe anche essere che tra qualche anno questa roba potrebbe tornare parecchio utile.